Un ristorante pizzeria sociale nel centro storico che assume un'importanza particolare per le finalità ed i risultati del progetto cui si è legato. Il Maccarò, nel nuovo locale di via Pietro Colletta, partecipa all'iniziativa Ieri, Oggi e Domani per il reinserimento lavorativo delle donne di Forcella, cofinanziato dalla Fondazione Enel Cuore e dalla Fondazione Con il Sud, e rappresenta il termine di un percorso di formazione per 18 donne del quartiere, immigrate e napoletane, nelle aree del catering, ristorazione, del riciclaggio dei rifiuti e dei servizi socioassistenziali. Capofila del progetto è l'associazione Ariete, insieme con l'associazione per la tutela degli immigrati ANOLF e l'impresa Omunacil. Imparare, perché quello è per imparare. E poi io inserirci proprio in questo mondo qua, o aprire qualcosa da privati. Imparare, per il momento dobbiamo imparare. Una cosa a casa e una cosa nel mondo della ristorazione vero e proprio. Non più solo assistenzialismo, cioè ti diamo delle possibilità perché facciamo un progetto, ma dopo questo tu devi decollare, quindi noi saremo i tuoi tutor anche per domani, perché almeno i soldi che vengono dati dalle fondazioni o anche in vari progetti anche del pubblico non vengano vanificati. Viene finanziato un progetto che non è solamente in qualche modo mero assistenzialismo, che punta invece a creare sviluppo, punta a rilanciare ulteriori situazioni di start-up per mettere al centro di prospettive utili le donne in una parte del territorio di Napoli che sappiamo bene è molto difficile, un vero messaggio di solidarietà, di sostegno, ma di autentico sviluppo e di opportunità. L'obiettivo è l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o in alternativa il sostegno nella creazione d'impresa. È una tappa del percorso che vuole combattere la differenza di genere nel quartiere, dove le donne vivono una posizione subalterna rispetto alla figura maschile, in particolar modo nel lavoro. Ho la fortuna di stare in mezzo a iniziative belle. E questa volta riguardano le donne e riguarda la gastronomia, il che significa che mangiare serve non soltanto a vivere, anzi a sopravvivere, ma in questo caso dà un senso anche ad un impegno importante. Riuscire a fare un qualche cosa che possa poi portare delle energie di donne del territorio è fondamentale, no? Questi progetti sono complicatissimi nel farli partire, però poi dopo credo che sia giusto assecondarli, sia giusto aiutarli, fare il più possibile. È un modello che deve parlare agli altri. È un modello perché interpreta che cosa? Un'esigenza, l'esigenza di non essere visti come un problema da gestire, ma come la risorsa. Una cosa abbiamo tutti noi il dovere e siamo chiamati a farlo, dare ad ognuno di noi e agli altri gli strumenti per saltare gli ostacoli.